Ciao ragazze, oggi voglio farvi vedere come realizzare questi orecchini. Spero che il tutorial vi piaccia e se avete qualche domanda da farmi, basta che mi lasciate un commento qui sotto e vi risponderò appena posso. Vi lascio ai materiali che ci servono. Per realizzare questi orecchini mi occorrono delle Super Duo, dei Bicono da 4 mm, e delle Rokai 110, ovviamente una monachella. Come ago utilizzo questo che è della Beading, questi sono quelli economici, e come filo utilizzo un filo di nylon da 0,20 mm. Sistemo i materiali e cominciamo con il tutorial. Allora, dopo aver inserito il filo all'interno dell'ago, procedo con il primo giro ed inserisco nel mio ago 4 Rokai 110 alternate a 4 Bicono 4 mm. Porto tutto all'estremità, l'altra estremità del filo e chiudo a cerchio, ripassando con l'ago all'interno di tutte le perline che ho appena messo. Faccio due nodini per fissare il lavoro. Per non lavorare a ridosso dei nodini, rientro con l'ago anche in qualche perlina, nel bicono, nella rocaille e nell'altro bicono. L'importante è uscire sempre dal bicono. Ok, ora come passaggio successivo devo inserire tra un bicono e l'altro 3 rocaille 110, saltando quindi la rocaille subito successiva ed entrando con l'ago direttamente nel bicono che viene subito dopo. Tiro bene il filo, faccio la stessa cosa, prendo 3 rocaille 110 sul lago e punto sempre nel bicono subito successivo, saltando la rocaille. E tiro il filo. Ora faccio la stessa identica cosa per altre due volte. Ok, ho terminato il giro e sono ripassata con l'ago all'interno di tutte le perline che ho appena messo in modo da irrigidire ulteriormente il lavoro. Ora mi trovo ad uscire dalla punta praticamente delle 3 rocaille, cioè da quella centrale. Ora devo inserire nel mio ago una rocaille 110, 3 Super Duo e una Rokai 110. Questo è il modulino e punto l'ago sempre nella Rokai di punta delle 3, cioè quella centrale. E tiro il filo bene. Stessa cosa, una Rokai 110, 3 Super Duo e una Rokai 110. Punto sempre nella rocaille di punta, quella centrale, e tiro il filo. Faccio la stessa cosa per altre due volte. Allora, ho terminato tutto il giro e sono ripassata con l'ago all'interno di tutte le perline che ho appena messo. Ora mi trovo ad uscire nel foro inferiore di una Super Duo. Salgo inserendo l'ago nel foro superiore e tra le due Super Duo inserisco un'altra Super Duo, puntando sempre l'ago nel foro superiore di quella subito successiva e tiro il filo. Faccio la stessa identica cosa nell'altra coppia, prendo una Super Duo sul lago e la infilo tra le due Super Duo, puntando sempre nel foro superiore della Super Duo successiva e tiro il filo. Ora inserisco una Rokai 110, un bicono e una Rokai 110. Punto
puntando sempre nel foro superiore della rocaille, scusate, della Super Duo subito successiva, e tiro il filo. Stessa cosa tra la coppia di Super Duo, inserisco una Super Duo, e anche tra l'altra coppia di Super Duo inserisco un'altra Super Duo, sempre puntando nel foro superiore della Super Duo subito successiva, e tiro il filo. Ancora inserisco una rocaille 11-0, un bicono e una rocaille 11-0, puntando sempre nel foro superiore della Super Duo successiva, e tiro il filo. Ora faccio la stessa identica cosa dall'altra parte. Tra le Super Duo inserisco una Super Duo e nella parte, nello spazio più grande, inserisco una rocaille 11-0, un bicono e una rocaille, e continuo così per tutto il giro. Ho terminato tutto il giro e anche questa volta sono ripassata in tutte le perline che ho appena messo nell'ultimo giro. Mi trovo ad uscire da una Super Duo nel foro inferiore. Salgo nel foro superiore inserendo l'ago e tra le due Super Duo inserisco un bicono da 4 mm. Punto sempre nel foro superiore della Super Duo successiva e tiro il filo. Ok, nello spazio grande che abbiamo adesso inseriamo 3 rocaille 11-0, un bicono e 3 rocaille 11-0. E punto sempre nel foro superiore della Super Duo subito successiva e tiro il filo. Ora tra la coppia di Super Duo inserisco una Super Duo. Stessa cosa che ho fatto di là, inserisco 3 rocaille 11-0, un bicono e 3 rocaille 11-0. Se riesco a prenderle, ok. E anche queste le inserisco puntando nel foro superiore della Super Duo subito successiva e tiro il filo. Ok, ora tra la coppia di Super Duo inserisco un bicono e punto sempre nel foro superiore della Super Duo successiva e tiro il filo. Ok, la parte sotto dell'orecchino l'abbiamo terminata. Ora per irrigidire ulteriormente il lavoro inserisco l'ago nel foro inferiore della Super Duo da cui sto uscendo. Nelle altre due Super Duo che mi trovo subito accanto, mi trovo ad uscire nel foro inferiore della Super Duo prima delle rocaille e inserisco direttamente l'ago all'interno delle rocaille. Ok, ora ripasso con l'ago in tutte le perline finché non mi trovo ad uscire dalla parte opposta del mio orecchino, dove c'è praticamente il bicono prima della Super Duo. Allora, inserito l'ago in tutte le perline, mi trovo appunto ad uscire dal bicono. Ora inserisco l'ago nel foro inferiore della Super Duo che mi trovo subito successiva e anche nel foro superiore di quella successiva ancora. Ok, ora sempre con l'ago ripasso in tutte le perline che mi trovo successive, quindi la rocaille, il bicono, la rocaille e tutte le Super Duo finché non mi trovo ad uscire nel foro inferiore della Super Duo praticamente di punta, la prima dall'altra parte. Salgo in quello superiore, inserisco tra le due Super Duo un'altra Super Duo, puntando sempre nel foro superiore della Super Duo successiva e tiro il filo. Ok, ora scendo nel foro inferiore e rientro col mio ago anche nelle due Super Duo subito successive. Ok,
mi trovo ad uscire nel foro inferiore della Super Duo. Ora inserisco l'ago nel foro superiore della stessa Super Duo e nel foro inferiore della Super Duo di punta. Spero si capisca bene. E tiro il filo e mi trovo appunto ad uscire nel foro inferiore. Salgo nel foro superiore e ora realizzo praticamente la lavorazione della parte superiore dell'orecchino. Inserisco nel mio ago 6 Super Duo. Allora, 6 Super Duo sull'ago e punto dalla parte opposta alla quale sto uscendo con il filo. Quindi esco di qua e rientro con l'ago dall'altra parte e tiro il filo e si forma questo, diciamo, questo fiorellino. Per irrigidirlo ripasso con l'ago in tutte le Super Duo che ho appena aggiunto, inserendo sempre l'ago nel foro inferiore delle Super Duo. Ok, mi trovo ad uscire nel foro inferiore della prima Super Duo che avevo già messo all'inizio, praticamente della settima. Punto l'ago direttamente nel foro superiore della prima Super Duo, quella successiva, e tiro il filo. Ora inserisco un bicono tra le prime due Super Duo, punto sempre nel foro superiore della Super Duo successiva e tiro il filo. Ora inserisco una Rokai 11-0 tra le altre due Super Duo, sempre puntando nel foro superiore della Super Duo successiva. Tiro il filo, un altro bicono, punto sempre nel foro superiore, tiro il filo, inserisco un'altra Rokhile tra le due Super Duo successive e infine inserisco un altro bicono tra le altre due. Ok, e tiro il filo. Ora per irrigidire il lavoro ripasso all'interno delle perline, in tutte le perline ovviamente, nella prima. Si è incastrato il filo, ok, ripasso in tutte. E mi fermo con l'ago nella Super Duo di punta, praticamente prima del bicono, ed inserisco prima del bicono 6 Rokai 11-0. E punto l'ago direttamente nella Super Duo successiva al bicono, quindi il bicono lo salto e punto l'ago nella Super Duo successiva, in modo da realizzare l'archetto. Ok, ora faccio un giro completo per irrigidire ulteriormente il lavoro, passando con l'ago in tutte le perline, ovviamente quelle che ho appena messo. Ok, allora io praticamente ora scendo con l'ago in alcune perline, faccio tutto il giro finché non mi trovo ad incontrare l'altra estremità iniziale che ho lasciato libera inizialmente, e quando mi trovo accanto all'altro, arrivo con il filo accanto all'altro, chiudo facendo due nodini, rinfilo l'ago da entrambi i lati, da entrambe le estremità del mio filo, e ripasso da alcune perline e poi posso tagliare il filo in eccesso. Allora, il nostro orecchino è terminato, ci manca ad attaccare la monachella. Prendo una pinza a punte piatte, come questa, e apro l'anellino della monachella, sollevandolo leggermente.
inserisco la monachella nell'archetto di 6 rocaille, quindi 3 da una parte e 3 dall'altra. E chiudo sempre con le pinze, chiudo la monachella abbassando l'anellino. Ok, i nostri orecchini sono quindi terminati. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se avete dubbi o comunque avete bisogno di qualche informazione o comunque volete farmi qualche domanda, come vi ho detto prima, lasciatemi pure un messaggio qui sotto, appena mi è possibile vi risponderò. Colgo l'occasione anche per farvi tanti auguri di buone feste e niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutte, ciao!